pronti per goderci l'ottavo sigillo. Ma va, seconda puntata. Ricordate com'è Antonio la storia? Antonio Blocchio, al suo rientro a casa, ha trovato ad attenderlo la morte. Eh sì, ricordiamo. Che però gli offre un'ultima possibilità, una partita a scacchi. C'è solo un piccolo problema. Antonio non sa giocare. Così la morte inizia a insegnargli le regole. Fin qui ti è tutto chiaro? Sì, 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 sì. Quindi, questo pezzo, come si chiama? Io non lo so, lo so! Quella è la torre! Bravo. Vedi che se ti applichi! Grazie, grazie, grazie. Sì, quindi? Sì, sì, mi piace, mi comincia a piacere. Oh. Vai. E come si muove? Dai. Vabbè, perché si muove la torre? Ma come? No, io ci rinuncio. Vabbè. Adesso niente partita a scacchi e ti porto direttamente al creatore, ok? No, aspetta, 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 aspetta. Ho capito, ho capito. Ma a parte quella cosa della torre, guarda, senti, ho capito. Ricominciamo che... Sì. Anche se è una torre che si muove... Basta! Proprio... Si arrampica sugli specchi. La morte. Ma vuoi muovere? Guardava se tocca a me? Mi sembrava che ci stessi mettendo un po' troppo. Certo. Allora... Dai, su, bianco. Signora Morte, posso farle una domanda? Sì, cosa ancora? Ma la cosa lì, come si chiama? La sciabola, cosa le serve? Non è una sciabola, è una falce. E io che ho detto appunto, la sciabola, che le serve? È un mio portafortuna. Ma non faceva prima andare in giro con un quadrifoglio? No, perché questo è un ricordo del mio precedente lavoro. Ah sì? E che faceva? Che lavoro faceva? Questo è uno scoop. Veramente? Falciavale. Vabbè. Sarà vero? No! Però era bravo! Già allora! E si capiva che come morte aveva un futuro! Se... vabbè. Però dai, era un bel lavoro, all'aperto, alla natura. Sì, ma poi è arrivata la rivoluzione industriale. E quindi? Ho capito. Certo. Cos'è arrivato? Proprio. Sì, le mietitrici. E quindi. Proprio le primissime, c'è anche il simbolo d'Italia 90, E sono rimasto disoccupato. Al giorno d'oggi è un problema. C'è la casa, il mutuo, i bambini, le scarpe, la scuola. Che ne sa, sì, che sappiamo, ne sa, la signora Morte. E poi da quando è entrato l'euro non si può più vivere. Certo. Si fa per dire, signora Morte, si fa per dire. Meglio. Si vive. E poi ho provato a vendere il mio corpo. Ma no, ma chi? La Morte? In che senso? Ma che no, schifo. Mamma mia. Ma no. Che immagine disgustosa. Ma chissà se non aveva dei fans. Ma non credo, non anche perché non si è messo proprio in una zona. Vabbè, incidenti. Però vedi che anche lì. Sì, aveva, aveva il tocco. Aveva il suo pubblico, diciamo, eh. E poi un giorno, quasi per caso. L'hanno caricata! No! Ma chi? Ma per favore. Dicevo, un giorno, quasi per caso. Che cosa? Cos'è? Un annuncio? Cercasi morte? Cos'è? Vabbè, mietitore triste, vabbè. Contratto a Falce progetto. Munito, Sì, contratto a progetto, quindi neanche assunto. Messo. Bene, è qui per il precario. Le spiego. Il nostro collaboratore sta per andare in pensione e ci serve qualcuno che lo sostituisca. Stiamo cercando qualcuno che abbia attitudine al problem solving, al killing attitude, alla final destination. Ma scusa, quante mani ha? E lei mi sembra piuttosto adatto. Sì, ma per fare cosa? Eccolo lì. Ancora non aveva capito. Con la scatola di cartone che se ne va. Ciao Gino, salutami a casa. Sì, certo. Era più temibile, quello vecchio. E da allora ho iniziato a fare questo lavoro. Dov'è? Dove è andato? Dov'è? Cosa fa? Vabbè. Vuol fregare la morte? Stavo vedendo se l'avevi chiusa bene. Perché si sa mai che qualche malintenzionato vuole entrare e ci disturba mentre facciamo la pampa. Ma per carità. Non sia mai. Ah, così? È la morte e i superpoteri. E ora? Muovo. Dai. Vedi che mamma mia. Però, con calma. Più effetti, con calma? In effetti conviene, E poi, gli ho chiesto la sciabola. Ma basta! L'hai già chiesto! Vabbè. Vedremo prossima puntata. Sono curioso,